Benvenuti a Mocast numero 7, siamo in compagnia di Gunther Pusch. Benvenuti. Ciao Gunther. Ciao. Saluta. Saluta. Allora, Gunther Pusch è un artista tedesco, però che abita da un po' di anni in Italia. Ha fatto meccanico, architetto, adesso da un po' di anni si dedica all'arte. Cos'altro? So, dici un po' te, chi sei? Allora, sono venuto nel 2002 in Italia, mi sono trasferito da Pavia, prima da Monaco, dopo a Milano, dove adesso è il mio studio. A Pavia ho scoperto, erano grandi fabbriche abbandonate dove ho iniziato la mia carriera come artista, come lavoro adesso, perché prima ho fatto opere più astratte, il tempo trasferire in un modo astratto, sempre con l'idea del superficie industriale, ma è Pavia, dove ho scoperto veramente la mia idea di combinare industria con natura. Vuol dire, è diventato il simbolo di mio percorso. C'è una combinazione tra natura e macchina, come abbiamo anche oggi. Si vedeva l'essere umano con i tubi o con i motori, come vediamo dopo nei quadri. Diciamo più come un ibrid di questi due mondi. Invenzione dell'essere umano e la tecnologia. Da lì io cerco sempre la combinazione, inserire questi pezzi di natura nella macchina. Steampunk, cyberpunk, così anche. Sì, street art, cyberpunk, diciamo, non sono un street artist, ma si può definire così. Prima ho lavorato come architetto, ho studiato architettura a Monaco, ho lavorato in un studio dove abbiamo fatto un progetto. Scusate. Ecco. भाई ऐसा सुनने में आया है कि आज आपका बर्थडे है सच बात है कि Scusate, ho lavorato a Monaco in un studio dove abbiamo fatto questo progetto, prossima piazza Berlino. Sono stato anche parte a Berlino, parte a Monaco. E dopo 2002 sono venuto in Italia dove ho lavorato come anche in vicino come architetto. Ma nel 2014 mi ho concentrato, abbiamo 100% lavori come artista e da lì ho iniziato tutta la carriera a pieno tempo. Il mio studio in Milano. Ma perché sei venuto in Italia? Quale motivo? Ma motivo familiare. Okay. Italia mi è piaciuto sempre. Preferisci quindi stare in Italia o in Germania? No, Italia è chiaro, mi piace perché c'è un'altra vita più leggera, più diversa. Io trovo la Germania molto rigido, funziona tutto, funziona bene. Preferisco Italia, diciamo. Ok. Aiaia. Questa la taglia, no, scherzo. No, ottimo. Per quanto riguarda delle fonti di ispirazione o il tuo processo creativo, siamo molto interessati a sapere di più. Comunque fonti di ispirazione, artisti che particolarmente ti piacciono? Allora, ho iniziato particolare con questo genere a Pavia, dove ho avuto il mio primo studio, dove ho visto queste grandi fabbriche, particolare la Necchi Campiglia, dopo anche Milano, la Falck, dove sono entrato, dove ha fatto centinaia di fotografie, anche forse mille, non lo so, migliaia, perché non sono entrato una volta. Sono entrato anche di più volte per fare fotografie, per scoprire questo mondo dove prima era una grande città industriale, produce acciaio dopo crollato, e lì hanno vissuto anche la gente, zingari e così, e ha cambiato vita completamente, perché caduto il tetto, è cresciuto l'albero fuori, una vita molto diversa da fuori, perché queste fabbriche in generale erano chiuse, da lì si deve cercare dove si entra, o da un buco o dal cancello, una cosa così, è molto divertente. Io te lo crei te l'ingresso? Eh sì, questo c'erano i buchi, perché lì hanno vissuto la gente, ma per me era importante vedere la costruzione, come crollavano, come crescono gli alberi, le piante dentro, gli uccelli. Questo mondo un po' strano, un po' Blade Runner, un po' fuori del mondo. Da lì si vedeva motori, si vedeva macchine abbandonate, spazi dove prima erano gli operai per produrre l'acciaio, ghisa con le grandi gru. Adesso è crollato tutto, ma diciamo questo mondo ho preso come ispirazione. Da lì iniziato prima dipinto fabbriche con colori forti, molto semplici, da mie fotografie o da mie schizzi ho fatto lì, sono andato in atelier con queste cose e dopo ho sviluppato questa cosa e piano piano mi sono allontanato, ho preso questi dettagli, forse solo i motori o le macchine, e messo insieme una faccia con un motore o un animale con un motore, una pianta, dove ho fatto combinazioni
combinazione di questi temi. Oggi invece lavoro più anche con internet, ha una grande database dove io trovo questi sono interessanti per il mio lavoro. Allora faccio una collezione, un archivo, dopo lavoro con queste cose. Iniziato per esempio con un'immagine, parte del motore, un volto, una pianta, e così si sviluppa prima la bozza con Photoshop, con AutoCAD insieme. Da lì sono diversi modi da lavorare e dopo qualche volta faccio solo oli e qualche volta inserisco anche sagome, stencil, e questo motore diventerà solo black and white, solo un parte del motore. Con questo programma Photoshop cambia questa immagine in un bitmap e da lì mando in un plot da taglio e sul dipinto metto il stencil per fare questo mischio tra motore e natura. Il stencil fa questo mondo più tridimensionale, viene fuori come la precisione di una macchina, come due mondi. Potrebbe essere anche una vera e propria fusione tra natura e macchina, che esce tipo un ibrido. Sì, c'è sempre un messaggio dentro un tema, o l'essere umano con le vene entra nel motore, o queste donne modelle dove applica una sagoma sulla faccia, una sagoma del motore. Vuoi farcele vedere intanto quello che dicevi? Sì, siamo molto curiosi di vedere queste opere. Per esempio questo fatto non con un sagoma, qua ho iniziato a lavorare con una stampa trasferito sulla tela e lì sopra questa faccia dell'essere umano, questo ibrido va applicato solo pezzi di acrilico sopra. È più una cosa così, l'animale dove sono questi sagome un po' più spesso, questo sagoma applicato sopra il dipinto e dopo fatto con una spatola con olio, sembra come una plastica più tridimensionale. Ad esempio questo quadro, dipinto la faccia della donna, questo pezzo di motore viene applicato con questo materiale, un film adesivo, che chiaro questo primo lavoro faccio un bitmap in Photoshop e dopo mando su questa macchina, è una plotta da taglio. Oh wow, nice. In Italia queste cose fuori. Questi sono i ritratti del... Questi anche, si vede qua anche questo materiale, questo olio, questo film, una specie di adesivo plastico, è adesivo e si applica sulla tela e dopo è pieno di olio con la spatola e metto via e resta così. Preso per esempio anche l'immagine di un motore insieme con prima dell'uccello, l'essere umano, e questo solo il motore per esempio, la sagoma resta solo il motore adesso in questo caso. Lì sono diversi adesso questi uccelli per esempio. Uno degli ultimi è questo anche con il lupo. Prima fatto la sagoma e dopo dipinto sopra. Questo è anche un ultimo opera dove è fatto l'uccello e la pianta nel motore. Iris con motore. Quindi te non hai fatto nessuna base nell'accademia? Allora, io sono autodidatto, chiaro, ho fatto un po' di cultura nel mio studio di architettura, ho fatto un workshop con la Monica Bea, un'artista tedesca in Austria, ma questo 10 anni fa, ma in generale non ho fatto accademia. Se tu mi hai chiesto ieri consigli ai giovani, assolutamente consiglio l'accademia, perché ti aiuta anche a capire l'arte, ti aiuta anche a capire la storia d'arte. Secondo me per un artista è molto importante sapere cosa fai, definirla, capire cosa è stato anni 50, anni 60, pop art, allora come si è sviluppato, chi erano i pittori del 500. Allora è importante questo genere, anche discutere da tuo lavoro con altri nell'accademia, sicuramente ti insegnano questa cosa, e queste sono cose molto importanti anche. Se vuoi fare un hobby non bisogna fare l'accademia. Ma se vuoi fare veramente l'artista professionale, assolutamente lo consiglio. Te hai qualche artista a cui ti ispiri o che ti piace, sia famoso o anche emergente in particolare? Ma emergente no. In questo momento mi piace molto Avery Singer, è un artista molto giovane, una donna viene da New York, ha molto successo, ma mi piace perché lavoro con airbrush. Chiaro, mi riferisco sempre spesso anche ai tedeschi. Gerd Richter mi piace, chiaro, è sempre un artista per me valido.
ma mi piacciono anche diversi altri, mi piace Neo Rauch, mi piacciono anche gli antichi, mi piacciono anche Caravaggio, mi piacciono i classici, anche Turner mi piace, diciamo più classico anche il postmoderno, dopo iniziamo con pop art o arte povera. A me vedere il tuo lavoro mi viene in mente Giger, tipo. Giga è interessante, chiaro, ha fatto questo discorso di Alien, anche lì... Mi dice anche parti meccaniche, anche lui. Sì, è entrato questa macchina nell'animale o nell'alien, nell'essere umano, anche i suoi quadri sono molto ispirato da questo tema. E penso anche lui è stato un autodidatta, non mi ricordo bene. Sì, mi pare sì. Ma ha fatto dipinti molto belli, questo genere, chiaro, ha creato questa idea, questa figura... L'alien è affascinante, assolutamente. Io lo trovo benissimo lui, mi piace molto. E lui ha la differenza tua, forse un po' più surrealista? Sì, mi piace più il surreale, chiaro, più science fiction. Mi piacciono anche i film, il cinema. Guardo spesso, se ci sono nuovi, non esistono tanti di questi buoni film classici. Blade Runner, Mad Max. Sì. Non può essere anche stato Tron, un po' più recente magari. Ma Tron, diciamo, io ho visto il primo. Il primo, ancora, io ho visto l'altro, sì. E, diciamo, mi affascinava, parliamo di anni 90, no? Sì, tipo l'ha rifatto. Rifatto, sì, ma ho visto solo il trailer. Se conosci la storia vecchia, qualche volta non mi interessa guardarla. Rifatto, hai capito? Come Blade Runner, rifatto. Però Mad Max è nuovo, mi ha stupito molto. Sì, 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 insomma, diciamo, il trailer forse devo guardare. Lo te lo consiglio io. Sì, grazie. Tra l'altro c'è dei miei carissimi amici che si chiamano Mutoid, vicino a Santa Cangia Romagna, vicino a Rimini, che sono quelli che hanno fatto le macchine, i costumi del primo Mad Max. Hanno questa, sì. Hanno questa comunità, sì, Santa Cangia Romagna, sono tipo steampunk e cyber, con tutte queste macchine che si muovono. Sì, 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 c'è questo, diciamo, genere. Spesso anche il steampunk diventa un po' romantico, se entrano troppe cose, i cuori e queste cose. Io cerco sempre di cercare mia realtà, perché io, chiaro, sono meccanico, spesso prendo il motore e conosco io. Ho lavorato, diciamo, in Germania, con 15 anni ho iniziato a lavorare come meccanico. Dopo meccanico aeronautico e dopo ho studiato architettura. Ma mi piace il motore, chiaro, questo sarà... anche un messaggio un po' forse negativo, trovare un messaggio tra motore e natura, che noi abbiamo fatto la invenzione della tecnologia, allora dobbiamo vivere con la natura, non possiamo distruggere, allora più questa idea anche dare forse un messaggio perché prendo questo, prima descrive un parte della mia vita, ma mi piace anche dare il messaggio macchina natura, come funziona, come può funzionare. Adesso andiamo questa strada con motori elettrici. Prima abbiamo usato sempre motori diesel, motore benzina. Vedremo come va, speriamo funziona bene tutto. Alla idrogeno anche magari. Idrogeno, sono tutte queste parole. E questo cerco sempre di dare un messaggio con questi due... forse anche questi operai, un po', questo forse è un po' steampunk, sì, hai ragione. Per esempio questo quadro, un po' più, diciamo, sì. Dove la faccia, dove cresce fuori il motore, dove cresce fuori la macchina, diciamo sempre questo hybrid. Non usavi ancora gli stencil, quindi? Sì, qua non c'erano gli stencil. Non lo so, qualche volta mi lascio anche inserire questa cosa solo là. Invece dobbiamo parlare, dobbiamo parlare di sto periodo, di questo periodo del coronavirus e robe varie, però stavamo pensando, qual è la tua visione di quest'anno dal punto di vista artistico? Diciamo, è stato un anno produttivo in ogni caso, perché comunque per un artista, anche se devi chiuderti in casa potrebbe essere una svolta, un processo creativo, più tempo per pensare al tuo passato,
a quello che sarà in futuro, mentre invece quando non hai tempo di pensare, sei nel flusso delle giornate, magari non ti viene niente di nuovo, mentre tanto che siamo tutti stati costretti a chiuderci in casa, c'è stato qualche svolta, qualche realizzazione. Allora, all'inizio, il primo lockdown, sono stato a casa, ho fatto solo un po' di pizzi, è stato anche un po'... nuovo, come anche per voi, ma per me è stato veramente come vedere un film fantascienza, perché si vedeva anche questo film di virus, dove tu dici, mamma mia, cosa succede? Si vedeva un sacco di ambulanze in giro, si notava se qualcosa non va, depressione, tutto in casa, assurdo, è un'atmosfera assurda fuori. Per me è chiaro, era una cosa nuova, caro, mi hanno cancellato 3 mostre, allora per me è stato chiaro una cosa, anche cercare adesso un nuovo modo da esporre, forse online o forse con voi o forse fare le cose un po' più, lasciare la gente vedere cosa faccio online. Poi anche il mio atelier, faccio film, forse faccio fotografie, un nuovo sito, un po' diciamo fare questa strada così. Chiaro, non si sa cosa succede, speriamo non mi prende questo virus. Ancora diciamo molto sano, cerco di mangiare un sacco di vitamine, ma non si sa cosa succede, questo, ma non ha paura, diciamo così, troviamo qualcosa, usciamo da questa cosa, speriamo anche per gli artisti sarà migliore, perché chiaro sono nuove strade, tutto online, ma non si può avere così, forse si può fare le mostre alla strada o sulla strada, diciamo cominciare nuovi pensieri, nuove idee, sviluppare come si mostra l'arte oggi, come si presenta l'artista oggi, come si vende anche, perché la vendita per un artista è importante. Allora, se non abbiamo più mostre, se non abbiamo più la possibilità di parlare, comunicare con la mostra, allora come facciamo? Devo fare il mio studio, un film, dopo pubblicare nel network, social network o una cosa così. È difficile, sì, è difficile. E dobbiamo superarla. Ecco sì. Allora, stavamo parlando di appunto vendite, gallerie e così. Sei sotto qualche galleria o come vedi questa cosa? Preferisci gestire in autonomia? O... È una buona domanda. Anche questo si vede adesso come si sviluppa. Ci sono adesso, si hanno sviluppato già nuovi platform e nuovi software dove tu puoi fare la mostra online. Tu fai con i tuoi quadri, chiaro, tutto fatto con Photoshop, diciamo correggi le tue opere e metti online in un ambiente creato come una galleria con un grande file, vuol dire una vuole vedere o anche una vuole comprare, può anche vedere in vicino e vedere anche i dettagli dell'opera. L'ambiente è come in una grande galleria a New York. Questi sono i nuovi cose che abbiamo scoperto un po' di tempo fa. E chiaro, da pagamento, o adesso qualche volta anche io sono invitato adesso in una... In 3D, allora tu hai... tu immagina una galleria, no? Online adesso, ma immagina quasi reale, solo tutto un spazio virtuale, ma non, la galleria non è difficile, diciamo, per fare un rendering, perché è un spazio enorme, grande, con forse un bel tetto, belle luci, ma in generale questo si presenta i quadri, le opere, sono importanti. Le opere inserisce, c'è questo... pianta della galleria, okay. È come un modello 3D di una immobiliare, di un appartamento, no? Allora tu hai la pianta dove inserisci tue opere e questo diventerà tutto un spazio, no? Bello, okay. In realtà aumentata. È veramente tridimensionale, è veramente bello. Ci sono esempi, si chiama Art Space, ci sono diversi dove tu puoi comprare questo, può essere anche una galleria ti invita con sui clienti, diventa così. Allora la galleria organizza questo mostra con questo software, perché questo software è come un noleggio, fai una mostra 2-3 settimane come vuoi e la galleria invita i clienti e i clienti guardano, fanno il giro lì con queste opere, possono anche guardare veramente in vicino e dopo
se comprano, non lo so. Okay. Fino adesso non ho provato questa soluzione, ma ho visto diversi modi, diverse gallerie anche. Mi hanno chiesto per fare una mostra. Adesso vedremo un po' come si sviluppa questo certo. mondo, virus, questa vita. Tutti possono partecipare o devi essere invitato? Devi essere invitato. Perché, ok, interessante. Perché anche c'è un software per i musei, perché anche loro hanno un problema, e come fanno a agire così? Allora, certo. almeno in questo tempo dove non si può andare alla mostra, allora fanno così, fanno un spazio virtuale, espongono quadri o dei artisti famosi, emergenti. Allora da lì è iniziato tutto un po' così, anche le fiere, no? Allora cosa fa la fiera? Per esempio Art Basel ha iniziato già, è artissima a Torino. Hanno iniziato con questo software dove tu vai da diverse gallerie, paghi anche ingresso, paghi l'ingresso. Perfetto. Oh, allora, che bello. Vai uno da una galleria dall'altro e lì sono in vendita le opere. Allora... Non sapevo questa cosa, è veramente interessante e mi informerò e soprattutto metteremo il link, tutti i link in descrizione perché è una cosa molto 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 interessante e motivante, devo dire. Questo ho aperto io adesso, cosa fanno il prossimo anno le grandi mostre collettive? Non si sa, perché può essere anche loro fanno così, si devono pensare questa cosa, perché se questa situazione continua, allora cosa facciamo? Allora dobbiamo trovare un modo di sopravvivere, no? Certo. Da lì. Noi abbiamo già iniziato a fare una ricerca, abbiamo un piccolo team dove abbiamo, diciamo, lavorato come facciamo adesso. Sì. Devo fare le mostre, perché se perdi la connessione sei fuori, no? Non basta solo Instagram, oggi è importante se tu organizza bene la tua presenza. Vedremo come si sviluppa questa. Io ho visto che invece mi pare una piattaforma di Google ha fatto tipo virtual tour di musei un po' grossi, famosi, proprio che entri dentro come del Google Street View tipo. Sì, ma forse fanno loro hanno soldi, hanno anche gli sponsori dove possono fare altre cose come noi, per esempio. Vero. E loro possono veramente forse fare, inserire altre cose, forse vedere il quadro della Mona Lisa da dietro, no? Okay. Sarebbe interessante anche vedere queste opere da dietro, per esempio. Si può fare cose molto, molto banali, ma un po' diverso come solito, più strane. Allora da lì si sviluppa una cosa, anche c'è marketing dietro. Devono vivere, devono vendere i biglietti. Come fanno? E i politici devono anche pensare come andiamo davanti, perché davanti, andare davanti così non funziona, no? Andiamo tutto in fallita, allora tutto diventa un casino, diventa un caos. Neanche il mio settore certo. discoteche, non so come faranno questa cosa, non possono farci molto. No, è importante da lì, anche lì, loro devono pensare, forse fare feste fuori, sulla strada, chiudere le strade, almeno qualcosa. Qualcosa si fa con la distanza, balli con la distanza o ballo a casa, non lo so, qualcosa diventerà, diciamo, invenzioni nuove. Restare così in questa situazione, siamo tutti bloccati, no? Tante piccole ditte o anche i bar, i ristoranti vanno tutto in fallita. E come paghi il tuo affitto, no? Non è possibile. Allora da lì è molto critico anche la situazione. Questo mi preoccupa, non mi preoccupa prendere il virus, mi preoccupa della situazione, della gente. Questo mi fa paura. Questa è una cosa un po' preoccupante. Vogliamo fare una mostra a Berlino quest'anno, mi hanno cancellato due collettive, una a Modena, in Alto Adige era tutto cancellato. In questo momento non abbiamo niente. Niente, veramente niente. Forse il prossimo anno mi hanno chiesto due gallerie, una in Danimarca e una a Parigi, ma non si sa niente. Anche queste sono zone rosse, allora lì adesso oggi non si può anche andare. Anche spedire, mi sembra sempre la mostra deve essere presente tu. Certo. Faccio online, sono online, ok.
ma se faccio la mostra vera è un po' un peccato così, non mi sembra ancora fare o pianificare anche il problema del trasporto, perché anche se volessi fare la mostra in Danimarca, come abbiamo avuto l'invito di una galleria, io non ho trovato un trasportatore per i quadri, non era possibile. Allora o vado io con mia macchina, mi affitto una macchina, mi ha detto ok, trasportiamo i quadri, ma dopo cosa arrivi sul confine e dopo non ti lasciano dentro? È sempre un rischio se tutto crolla, e per questo ho deciso io adesso fino online, fino a fare le mostre virtuali. Quindi vabbè, è tutto un po' un dubbio, un'incognita, quindi non si può parlare di mostre future, si vedrà man mano adesso. Io da Londra sono in lockdown, voi anche, quindi si vedrà. Ma trovo una bella cosa, fate voi qua per, diciamo, fare... Sì. In città un po', diciamo, essere fuori di questo lockdown, di questa situazione. Sì. Ci manca molto il contatto con gli artisti, siamo anche noi artisti, quindi ci manca molto quello che poi è venuto, dove ti abbiamo conosciuto, dove io ti ho conosciuto, all'Hotel Paradiso, che salutiamo. Ci manca molto quel genere di cose che non sono purtroppo ricreabili via internet, però possiamo fare sempre qualcosa, possiamo sempre adattarci in qualche modo, e questo è un modo, ad esempio. Quindi ti ringraziamo di averci dedicato il tempo oggi, questo era l'episodio numero 7 di Mocast. Io sono su Facebook, su Instagram, su Twitter, ho anche il mio sito Facebook. Grazie mille. Metteremo tutti i link in descrizione di quello che abbiamo parlato, mettete like, seguiteci sulle nostre pagine di Mocast. Sì. Alla prossima. Grazie Gunther. Alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.